rappresenta il primo mattone di una mia ipotetica casa musicale, perché comunque in questi anni, dopo le varie esperienze che ho fatto, che comunque mi hanno messo in gioco, hanno messo in gioco anche qua, una porzione di coraggio che ci vuole per fare questo lavoro, mi sono detta il momento di ovviamente concentrarmi solo sulla musica e diciamo che Guaiona, questo disco, è sicuramente una fotografia onesta e reale del modo del mio linguaggio attuale, che ho cercato in tutti questi anni, fatti di esperienze che per me sono tutte riuscite, perché comunque è sempre difficoltoso mettersi in gioco in vari contesti. E invece la musica mi ha preso proprio per mano, e concentrandomi proprio sulle emozioni e su proprio riuscire dopo anni di singoli a trovare un linguaggio che potesse rappresentarmi, che potesse, ecco, tutto essere coerente sotto una fotografia che appunto è il disco, è stato fisiologico per me, proprio necessario, arrivata ad oggi, e ora che l'ho fatto mi sento proprio rappresentata dal disco, quindi sono contentissima che sia il mio primo lavoro ufficiale, che abbia tutto questo, che sia contestualizzato anche in questo momento, dove mi sento abbastanza pronta per farlo, e sono contenta proprio della sua naturalezza, cioè con il quale è venuto fuori, come quasi le canzoni mi avessero scelto loro a me. Dunque, un disco per me molto sentito e valoroso. Ci ritrovo Valentina. Cioè, è un disco che si è concentrato sui sentimenti, sulle emozioni, che quindi hanno una propria vita, cambiano, e come tale non è un disco che ha un concept, cioè no, faccio il disco perché voglio. No, è Sì, certo. stato un disco che racconta del giorno, del quotidiano, delle emozioni che un ragazzo di 10 anni, un bambino di 10 anni, un ragazzino di 14, una persona di 40, un signore un po' più adulto possano anche accogliere, perché coesistono ed esistono sempre indipendentemente dalla nostra età anagrafica. Dunque, mi piaceva trovare anche un modo semplice. Spesso è più difficile riuscire a contestualizzarlo, tutte queste emozioni, con un significanti delle frasi, delle narrative semplici, che piuttosto volevo spogliarmi, cioè volevo semplificarmi. Sono una persona che tende molto a complicare le cose, invece questo disco è stato proprio un canalizzatore fondamentale per semplificare anche il mio modo di pormi alla vita. In questo mondo di oggi noi cantanti siamo più portati a spiegarci che a fare musica, quasi come se fosse più necessario questo. Invece mi sono voluta proprio concentrare sulla musica e tutto quello che posso dire, cioè, nel senso, è stato difficile, è stato molto più difficile, e non credevo che fare un disco fosse così complicato, ecco. Però sono contenta di quanto abbia preso da me anche questo disco, quanto mi abbia cambiato e mi abbia dato anche una nuova vita, anche nuova forza per ricominciare, e per dirmi: cavolo, sta roba della musica è veramente importante, voglio continuare. Cioè, che spesso ti perdi un po' tra le mille faccettate che riguardano questo lavoro, è facile perdersi. Invece la luce è una, della musica, di un'arte troppo nobile, e io volevo capire anche quanto fosse importante la mia esistenza in un mercato, cioè, nel senso, quanto potessi dare io alla Certo. musica. E non puoi fare altro che metterti in una stanza a suonare per conoscerti, quindi è quello che ho fatto.